Allora, Fiera del Libro 2024. Abbiamo scelto, siamo alla nostra 24esima edizione, abbiamo scelto un personaggio importante, un personaggio conosciuto da adulti e bambini, che è Marco Polo. E il titolo di questa 24esima Fiera del Libro è proprio In viaggio con Marco Polo. Abbiamo 6 giorni di intense attività, apriremo mercoledì 6 novembre, che è anche il giorno della Fiera Matta, per andare poi a chiudere quella che è la mostra dei libri, la vendita dei libri, grazie alle librerie che hanno aderito a questa iniziativa, mercoledì 13 novembre. Abbiamo diversi appuntamenti, che coinvolgono diversi luoghi della città. L'esposizione dei libri viene fatta quest'anno all'ex macello, alla sala dell'ex macello, perché quale luogo migliore e simbolo della città se non la biblioteca? Per avviare i giovani, i bambini, i giovani ragazzi verso la lettura. Quindi abbiamo scelto di spostare all'ex macello quello che è l'esposizione delle librerie. E nella sala Eracle invece avremo degli spettacoli serali per dare proprio vita a questa settimana che noi abbiamo, chiamiamo la settimana della cultura, ed abbiamo diversi spettacoli che adesso vi leggo brevemente. Mercoledì 6 novembre ci sarà l'apertura della mostra del libro alle ore 15 con partenza dalla sala convegni della biblioteca e ci sarà un corteo storico accompagnato dalla banda musicale cittadina per le vie della città e per arrivare poi alla sala Eracle. Alla sala Eracle, grazie alla partecipazione delle agenzie di viaggio Tiepolo, Ufficio dei Viaggi e Tiepolo Viaggi, avremo un dialogo divertente ed interessante in cui andremo a capire quali sono state le tappe che Marco Polo ha affrontato nel suo lungo viaggio partendo da Venezia. E allieterà poi il pomeriggio quello che è lo spettacolo della scuola, il campus, gestito e coordinato dalla maestra Elisabetta Barra. Giovedì 7 novembre avremo la sfida fra classi. Venerdì 8 novembre incontreremo Marco Polo, che è una serata dedicata ai bambini, con altri balletti e una narratrice di eccellenza, la maestra Rosalba Capato, che racconterà a grandi e piccoli quello che è stato il viaggio effettuato da Marco Polo alla scoperta delle nuove terre. Sabato 9 novembre avremo la premiazione del concorso di lettura 2024 e alle 21 uno spettacolo veramente molto molto interessante dove potremo ammirare gli spettacoli delle ombre cinesi, i disegni di sabbia e la magia comica. Per poi domenica intrattenere piccoli e grandi con i giochi di una volta. Avremo un susseguirsi di giochi in legno che intratterranno i piccoli ed i loro bambini in questo percorso dei giochi diversi da quelli che i nostri figli sono abituati ad utilizzare. Chiudiamo mercoledì 13 novembre con una serata con Sabrina e Fionai, che presenta la sua incredibile storia vera con il libro Addio a domani, un viaggio alla ricerca della sua identità. Quindi un viaggio raccontato così come è stato visto da Marco Polo, un viaggio che ci aiuteranno a scoprire le agenzie di viaggio che sono partner operativi di questa nostra iniziativa ed un viaggio attraverso il nostro io interiore per andare a capire dove possiamo andare partendo dai giochi di legno fino ad arrivare ai giorni nostri. Ringrazio per tutto il lavoro svolto, l'Ufficio Cultura, che è sempre molto presente, molto attento e molto attivo nell'organizzare questi incontri alla cittadinanza che hanno la necessità di tanto lavoro e di tanto impegno, e le Pro Loco di Contadina e Donada che sono sempre al nostro fianco quando si tratta di organizzare qualcosa.